Mitardiuri, Cilitas di Ateca Trentino in semifinale, doppio 3-0 con Vibo Valencia, è difficile chiedere di più. Abbiamo vinto 3-0 e abbiamo giocato bene, ma secondo me non è così facile come scopo. Possiamo meglio, cioè, siamo contenti che siamo in semifinale. Adesso ci prepariamo per le prossime partite. Ogni partita che arriva è difficile, anche importante per noi. Oggi molto bene in generale tutta la squadra, a Muro forse un po' meno in battuta, però vuol dire che non serve sempre battere al massimo per essere. Sì, sono d'accordo. Arrivano i giorni quando batti bene, muri bene, trovi sempre a fare il migliore a un altro murare o attaccare difficile palle e fare difesa. Adesso la semifinale Modena o Cuneo, tu chi vorresti? Io, quello che io voglio è vincere la semifinale, non lo so con chi, sinceramente non mi interessa, voglio vincere la semifinale e andare in finale, non io, la mia squadra. Ma se non hanno regalato tanto perché soprattutto in battute hanno anche un errore meno di noi. Sì. E come lo stato di forma in vista delle semifinali, come lo valuti dopo questa serie? Adesso la cosa che ci interessa sono i risultati, la forma non mi interessa più di tanto. In questa fase del campionato, come lo dico sempre, una situazione strana può cambiare la partita, quindi da giocare bene a giocare male è un punto che fa la differenza. È un passo e dopo si cambia tutto. C'è molta psicologia in queste partite, quindi dobbiamo stare molto tranquilli, sereni. Se no la squadra sta bene fisicamente, per fortuna per adesso abbiamo tutti i giocatori in servizio. Qualcosa forse in più puoi chiedere a servizio dopo i giocatori? Stiamo per adesso così, io sono tranquillo, continuiamo a lavorare così e la battuta è arrivata. Grazie. Grazie. Ian Stock, sono bastate due partite a Trento per superare i quarti di finale, già semifinale per Trento con doppio 3-0, immagino che la squadra sia contenta anche perché c'è più spazio per preparare la semifinale. Sì, prima devo fare i complimenti a Vibo perché loro tutte le due partite hanno giocato molto bene, come conteggiamento, soprattutto come coscione per la difesa perché ha fatto miracoli, quindi noi veniamo oggi. No, cioè, siamo molto contenti che abbiamo vinto così veloce, ma vedo ancora tante cose da migliorare. Dobbiamo sviluppare la prossima settimana. Oggi è andata meno bene la battuta in generale, però è stata compensata dal muro. Segno evidente che questa squadra sa trovare le risorse giuste nel momento giusto. Sì, ma come ho detto, c'è tanto da migliorare, quindi abbiamo contro le squadre forti. Secondo me non basta. Semifinale adesso con Modena o Cuneo, comunque un grande avversario. Per me sarebbe meglio Modena, non dico niente di più.